Gente, oggi siamo qui per continuare il nostro gameplay su Outlast. Come potete avete notato negli ultimi video, io pensavo di avere un'allergia cronica, che ce l'ho l'allergia, ma ho scoperto di avere il Covid, che me lo sono preso e l'ho attaccato a tutta la mia famiglia, tranne Giorgia che è stata immune tutto il tempo. Va bene, comunque adesso ripartiamo più forti di prima e andiamo a continuare questo gioco del Kaiser. Non mi ricordo più tasti perché è da più di una settimana che non ci gioco. Avevamo perso la telecamera, quindi dovevamo scendere a riprenderla. Dobbiamo recuperarla. Quindi come? Adesso non, possiamo andare solo nelle zone di luce. Non è che ci dobbiamo calare in un buco? Quale buco? Non vedo. Magari più. Si aprono le tavole, magari andiamo là. È troppo facile se andiamo qua sotto e sappiamo, sa. Tocca andare sicuramente dove c'è luce e basta. Chi è? Qua c'è la... tocca tornare indietro per forza. No raga, c'ho paurissima. Ah, là c'è una batteria. Tanto. Vabbè, comunque dopo ci serve. Ma come ci vado a prendere quella batteria? Sotto al letto quello non ci vuoi passare. Ah, puoi far il giro davanti. Tranquillamente si può girare noi. Ok. Molto bene. Non so se dobbiamo in realtà... Però sì, si è fatto quel rumoraccio... Dobbiamo andandoci la luce, raga, c'è niente da fa. È inutile che proviamo a fuggire dai nostri doveri. Dobbiamo affrontare questo orrore. No, mo però senza telecamera che non posso vedere nella zona al buio, è veramente brutta sta cosa. Che brutti sti rumori! Hai permesso? Oddio. Ma da qua non c'eravamo venute? No, già se succedono cose... Sì, siamo venute, mi pare, da qua. Mamma mia, raga! Mamma! Non si può iniziare così! Ma io non sono abituata a queste cazzate! No, neanche io! In realtà io pure mi sono abituata, però è proprio brutto così al buio, raga! Ho infarto! No, se non giocare no, così. Mi sento male, devi portare all'ospedale. No, gioco, non dico così, che io già ho paura. Oddio. Cioè, raga, mi ho preso un colpo. No, ho perso 10 anni, pure... sono andati via, sono volati. Sai che questo è peggio di quello dell'ultimo video, dell'infarto, anzi del penultimo video. Preparate, noi stiamo sempre allerta. Mi tocca andare là. No, c'ho paura, corro. È la telecamera. Eccola. Prendila, prendila. Non la può prendere. Perché non la può prendere? Fa il giro. Fa il giro dove? Non so, salta, scavalca. Oh, l'abbiamo ritrovata subito però, dai. Come si metteva? Mi sono un infarto. Si è rotta. Si è rotta. Ecco. Mamma mia, raga. Un altro infarto. Ma sapevo, dove devo andare adesso? Io devo tornare. Scavalca qua, scavalca qua. Devo tornare indietro. Sapete che. Devo tornare indietro. Perché noi dovevamo andare avanti. Dove siamo? Mamma mia, che brutti sti pezzi. Poi sai che quando non giochi da un po'. Ok, mi sa che la voleva qua la telecamera. No, poi l'ho detto. Era qua? Sì. No, no, vai, continua. C'era un pezzo che dovevamo filare in basso. Non vai, c'è. Vai, vai, continua. Ma non c'è il pezzo, Giorgia. Dove mi infilo? Cioè, così riesco, eh. Non salta più, si è rincoglionito il personaggio. Sì, teoricamente era qui a sinistra. Ma non ci possiamo più andare perché non ci possiamo più abbassare nei buchi. Quindi non possiamo andare qua. Qua è chiuso. Dove andiamo? Dove dobbiamo andare? Qua? Qua è tutto chiuso. Non so. Non so dove dobbiamo andare, Giorgia. No, non so proprio ci dove siamo Ci siamo andati 4 volte girando qua. No, siamo venuti da sopra. Eh sì, siamo saltati da sopra. Non siamo entrati dentro a una cosa che si abbassa. Non lo so. Allora tocca ritrovare il modo di salire, però abbiamo visto. Cioè, tutti abbiamo girato 4 volte. Dal bagno siamo venuti da sopra, magari c'è un modo per risalire. Va.
Ah, Ah, ecco. eccolo il bocco. Dobbiamo Va risalire dal buco. bene. Cazzarola, oh. Vabbè, ce l'abbiamo fatta, dai, ce l'abbiamo fatta. Eccolo, io sto pezzo mi ricordavo. Io pure mi ricordavo sto pezzo, non mi ricordavo altro. Allora, noi dobbiamo salire là sopra, mo, credo a casa lì, perché no. Chi è? Chi è che spacca le bottiglie? Riproviamo. Vai. Aia! Fatto Aia. male. Accendiamo la telecamera perché mi ricordo che qua era tutto buio. Qua si va di sotto, bisogna andare per forza di sotto. Però bisogna saltare. Saltare? Eh sì. Io volevo andare di sotto. Così ricominciava. Attenzione che qua c'è infarto time, eh. Oh. Non voglio morire, eh. La porta è lì. Ok. Lei è buono? È qui? Grazie. Attenzione che da sti spizzi escono sempre cose strane, raga. Preparatevi, non voglio prendere altri colpi. Anche se so Intanto sicura che li prenderemo, perché tanto. all'esterno sta facendo il diluvio Sì, universale. ma non ci interessa a noi della pioggia, Giorgia. Invece C'abbiamo la telecamera qui. rotta. Questo è un grosso problema. Qual è l'amministrazione? Allora, qua c'è una zona molto confortevole dove ci possiamo rilassare un attimo. C'è un computer door, un altro computer door, non c'è una mazza. Perché dovrebbe far entrare in questa stanza? Mamma santa. Eccolo Fa qua. chiuso e noi ci siamo infilate subito nella zona chiusa. Apro. Mamma mia, oddio. No, io se cuffie ne posso. Scusi, le chiudo un attimo la porta. Dove dobbiamo Dove andare? stava lui? Dove stava lui? Dobbiamo Qua? trovare l'amministrazione. Sali su. Tata, sali! Vedrai che Quando sta quel cristiano qua? lo Ci sta butteremo di seguendo. sotto. Mamma mia, che ansia. Sta messo una favola sto signore qua, eh. Mamma mia. Ma peccato, come ci è arrivato? Vai giù un attimino, per favore. Cerchiamo di capire. Dobbiamo andare a destra, immagino. Immagino di sì. Dove Sì. cazzarola sta Io non. l'amministrazione? Ah, nella sala proiezioni? E Sì. Dietro dove dovrebbe stare la sala proiezioni? la luce. Erano se stavano a vedere il film quelli all'inizio del gioco? Ma no, mo stiamo nell'ala Che femminile. brutta sta stanza. Meno male che è chiuso qua, non ci volevo mai andare. Ok. Qua c'è una stanza. Sempre libreria. Però mi pare che c'è un telo. È una lavagna. Io Ah, è una lavagna. ho paura che da qua ci c'è qualcuno. Allora, ah, documenti, perfetto. Vai. Ho delle novità urgenti riguardanti il lavoro del dottor Rudolf Wernicke sullo sviluppo del motore morfogenico, basato sulle teorie elaborate nel corso del suo breve e sfortunato rapporto con A. Turing. Se non l'avessi visto con i miei occhi, non l'avrei mai creduto possibile. Oltre a mantenere le promesse della rigenerazione cellulare e della cancerogenesi Cancerogenesi? guidata, credo che il metodo di Wernicke abbia infranto la barriera del mondo spirituale. Qualcosa è arrivato qui dall'altra parte. Ho assistito personalmente all'apparizione. È stata breve ma innegabile. Vi prego di inoltrare il mio messaggio a Dietrich Eckart, Vabbè. insieme all'invito ad assistere ai prossimi esperimenti. Sono convinto che il Führer in persona debba essere messo al corrente delle nostre scoperte. La mia opinione è che i successi del dottor Winkle rappresentino un enorme vantaggio Ogni per la volta chiama nostra diverso. silenzio, causa per il popolo tedesco. Inoltre sono un motivo sufficiente a tenerlo fuori da qualsiasi lista di epurazione. Ossequi alla famiglia, firma illeggibile. Ok. Hanno tutti i nomi strani, Quindi praticamente stanno a parlare sto fantasma. Ma era un fantasma quello, l'hai visto?
No, non ho visto niente. Ah, so io che ho messo a fare le travecole? Metà. Ma sta porta che è tutta sfasciata? È finta. Niente, quindi qua era per più i documenti. C'è solo una via, però entra qua dentro, va. Bella sta, vedi? Sta canzone non mi piace, eh? Per niente proprio. C'è anche una scalita. Proviamo a salire? Vai. Chi è che suona il pianoforte? Cioè, però là sotto a quella stanza non ci possiamo andare. Vabbè, non ci frega C'è la niente. radio. Sì, è anche un armadietto. No, non la volevo disturbare, però può continuare tranquillamente a suonare, si figuri, eh. Devo andare proprio dove sta questo. Ah, qua c'è la sala da proiezione. Pare di sì. Oddio. Dietro la luce, quindi sarà dietro la luce del proiettore. Dove sta sto proiettore? Sta sopra. Ah, sì. Vedi sopra se si passa lì. No. Non c'è una porta. Oh. Dio mio. Tanto ma aspetto l'infarto, me E l'aspetto. tanto ce l'abbiamo quale, pure se sospettiamo. Sento il rumore di un... Ecco appunto. Ecco appunto. Niente, non c'è niente da fare. Quando non te l'aspetti, a me non posso aprire la porta. Posso aprire la porta? Ecco Come ci andiamo? la chiave, sta sul tavolino, vedete? Là c'è una porta aperta sulla balconette. Quindi dobbiamo andare dove sta. Un uomo nudo che corre. Dobbiamo andare dove sta la balconette. Quindi qui a sinistra, questa porta prima era chiusa. Mannaggia raga, che ansia. Ma quando finisce sto gioco? Spero presto. Ma poi non c'è niente. Ah, c'è qualcosa sul proiettore, ma non. Sì, stanno uscendo delle scritte, ma non le stiamo leggendo. Dobbiamo saltare. Ok. Secondo me, mo che abbiamo sta chiave, succede il patatrocco. Ma che erano batterie per terra, no? Dove? Ah no, c'ho avuto le travecole pure io. Allora, adesso dobbiamo tornare tutto indietro. Possiamo pure scendere di sotto, mi sa. Infatti volevo saltare di sotto, ma non mi fa scendere da qua, maledetto. Devo per forza andare a infartare qua. Se no non è contento. Qua era chiusa. Ah, ci sono degli altri Documenti. documenti però, eh? Che a noi interessano tanto. Vai. 19 settembre 2013 alle 4:19 Grant, papà ha scritto fascite necrotizzante. Fascite? Necrotizzante? Davvero? Io mi licenzio. Batteri che divorano la carne? Qual era l'oggetto? sì, ma se da qua non possiamo uscire, dove diamine andiamo? Prima era aperta. Ah, da sotto. Ah sì, eravamo andati verso di qua. Ci interessano a noi questi rumori, eh? Ce ne frega assolutamente niente. Ma dov'era la porta per andare via, però? Però Mi sa che siamo venuti. No, da sopra siamo venuti. No, sì. Proviamo. Exit sta lì. Ma ci siamo venuti adesso. Io ho perso completamente il senso dell'orientamento. No, questa è Forse adesso è un'altra porta. aperta questa? No. Questa era quella porta che si vedeva.
Mamma mia, raga. Qua c'era il Ok. signore. Quello che E vuole là. niente, non vuole niente da noi quel signore. Sta lì ad osservare il tramonto. Non lo mi chiude la porta. Questa sicura a pallettone è chiusa perché figurate se può essere aperta. Quindi qua. Ah, oh, qua l'altra volta ci hanno fatto infartare, eh. In una stanza simile. Queste sono chiuse. Qua non c'è niente. È lui? Padre Martin? No. Speriamo. È padre Martin? No. Scusi il disturbo, eh. L'abbiamo scambiata per qualcun altro. Aspettate che non si vede una mazza come al solito. E qua c'è un secchio della monnezza, una cucinetta. Ah, ecco, c'è questa porta. Quelle che sono semiaperte di porte si possono. Allora, là c'è una via. Qua è chiuso, quindi andiamo dove c'è la via. Biliardi, televisioni. Una partita a biliardo? Batterie e niente più, Signore che eh? prega. No, non ce le sta dando. Niente, non è qui. Ah, vedi, bisogna sempre. Scusi, può pregare tranquillamente, noi non le diciamo niente. Usciamo da qua. Anzi, guarda, le chiudo anche la porta per. Che Con un po' meno violenza, maniere! magari. Con un po' di privacy. Ah, vabbè, ma tanto l'ha aperto tutti i pizzi. Raga, preparatevi perché potremmo infartare, eh? Questi pregano Vengono. tutti. Questa è l'ala dei padre Martin. È Qua? chiuso. Porco Dio, ci sono sbagliata la pulsante, l'ho caricata due volte, perfetto, perché a noi ci piace. Ecco, vedi? Meno L'ho ripresa male. subito, l'ho ripresa subito, non è nessun problema. E exit, là dovremmo andare. Non ci siamo venuti da là. Non ci sto a capire più niente. Allora, Ah, documenti, documenti. documenti. No, neanch'io, io sto andando a tentativi. Documenti, il Vangelo di Giuda. Sono un indegno supplice. Supplice? Il cui unico modo di servire il nostro Signore è nutrirlo. Prendimi, War Rider. Lascia che l'apostolo del mio pastore ve veda e sparga la notizia insieme alle sue bugie. In nome di una verità superiore. È giunto il tuo regno. La mia carne desidera la tua dorata furia. Il mio sangue è pieno di te e attende di essere liberato. Questa è la mia preghiera. Scrivi il tuo Vangelo nelle mie carni. Tutto normale. Tutta gente come al solito che è molto. Questo pure. C'è una finestra. Andiamo via da questo posto. Devo entrare dentro quest'altra finestra. Oh, è l'unica via sta finestra. Non è che ce ne stanno altre, quindi. Non lo disturbare, eh? Non fa che No, sbatti le porte come fai sempre tu. no, no. No, guardi, gliela lascio aperta. Bene. Dio odia i malati. Non credo, però. Posso partecipare alla processione? Oh Salve no. ragazzi, scusate, non siamo su una spiaggia di nudismo, dovreste. È Ma è padre Martin? padre Martin! Ma chi. Per sbloccare l'ascensore. Che devo fare? Ci dirà qualcosa. Solo tu potrai fuggire per raccontarlo. Questo è il tuo penultimo atto di testimonianza. La promessa dei profeti è sempre stata una sola, la libertà della morte. Ed eccola qui. Guarderai e registrerai la mia morte e la mia risurrezione. E poi saremo liberi insieme. Ripia telecamera allora. Ah, dici che devo ripiare? Penso di sì. Ma me ne consumo la batteria. Se la metti senza il freno rossi, no. Ah, ho riparato la. Ma L'ascensore potrei andartene senza problemi. Vai, riprendi. non è che lo fai in Oh, automatico? Madonna. Ma non è che è solo sadismo nostro ripiarlo perché non. Vabbè, No, lui ci ha detto che vuole essere ripreso, quindi no, non mandiamo vano il suo sacrificio. oh, noi accettiamo. Ma perché? Questi che gli fanno la Sì, lo riverenza? idolatrano proprio. Vabbè, io penso che possiamo anche. Sì, è cotto a puntino.
Bene. Andiamo all'ascensore. Però quegli uomini messi là non credo che siano d'accordo sul farci passare. Signori, grazie, gentilissimi. Dovrò censurare alcune vostre parti intime, ma nessun problema. Ci vediamo alla prossima e ciao.